Stiamo per trasmettere in italiano la Santa Messa da New York. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici. Cantiamo te, Signore della vita, il nome tuo è grande sulla terra, tutto parla di te e canta la tua gloria. Carissime sorelle, carissimi fratelli, benvenuti per la celebrazione della Santa Messa. L'intenzione è per Kathleen Manning e continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
Preghiamo. Dio grande e misericordioso, concede a noi, tuoi fedeli, di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dal libro del profeta Sofonia. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beati, beati i poveri in spirito. Beati, beati i poveri in spirito. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi. Protegge i forestieri. Beati, beati i poveri in spirito. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il tuo Dio sia di generazione in generazione. Beati, beati i poveri in spirito. Dalla prima lettura di Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuna possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo, il quale per noi è diventato sapienza, per opere di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissime sorelle, carissimi fratelli, dopo aver letto questa parte particolare del Vangelo, dentro di noi risuona come un eco questa parola beato, beato che Gesù ha pronunciato per ben 8 volte. È una parola nota nel parlare biblico, è una parola di invocazione di tutti quei beni che vengono da Dio e anche una parola di augurio. Gesù la rivolge ai poveri, ai miti, agli afflitti, ai puri di cuore, agli affamati di giustizia, agli operatori di pace e anche nella conclusione, come vediamo, ai perseguitati. E quindi tutto questo è accompagnato anche da una promessa che possiamo notare che l'ultima corrisponde alla prima: a loro appartiene il regno dei cieli. Ciò che impressiona è che la beatitudine non suona come una promessa. Per Gesù i destinatari di tutto questo sono già beati, perché sono cioè nella situazione giusta, nella corretta apertura a Dio e alla sua parola. Prima di noi e più di noi possiamo vedere che Gesù ha vissuto gli ideali delle beatitudini e in lui, come uomo, tutte le promesse di Dio si sono realizzate. Non siamo quindi di fronte a una parola così, per dire qualcosa, ma questo siamo davanti a un programma di vita che è possibile per ogni discepolo. Come dice Gesù, imparate da me. E quindi beati quelli che sono poveri di fronte a Dio. Il figlio dell'uomo, dice Gesù, non ha posto dove posare il capo. Beati quelli che sono miti, Gesù dice, io sono mite e umile di cuore. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Gesù ha detto a Giovanni, è conveniente che noi compiamo ogni giustizia, cioè che si compia fino in fondo la volontà di Dio. Beati quelli che sono misericordiosi. E Gesù, come sappiamo, vedendo le folle, ne sentì compassione. E tante volte lo ha detto, misericordia io voglio e non sacrifici. Beati quelli che sono puri di cuore. Gesù lotta contro ogni forma di ipocrisia. Beati gli operatori di pace,
Gesù, entrando a Gerusalemme, entra come il principe della pace. È lui che dice: vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Beati quelli che sono perseguitati a causa della giustizia, cioè per aver fatto la volontà di Dio. Gesù è stato perseguitato perché voleva quella salvezza per tutti. Questa salvezza che è secondo Dio e non è secondo gli uomini. Quindi possiamo vedere che Gesù non soltanto ha vissuto le beatitudini, ma già è in possesso delle promesse di Dio. In Lui, come risorto, tutto è già la realtà. Quindi anche noi saremo nell'eternità, se capiremo quanto sono vere le beatitudini e per tante volte che chiederemo al Signore il perdono per il dispiacere di non averle seguite, le beatitudini, bene nella nostra vita di ogni giorno sulla terra. Quindi possiamo accogliere questo discorso del monte, accoglierlo nel nostro cuore, nella profondità della nostra vita, e con la preghiera, con l'esempio, con l'aiuto materiale, quello che si può fare, che possiamo essere veramente quei discepoli che con la misericordia di Dio vanno nel mondo per portare la pace di Dio. Quella pace che abbiamo tanto bisogno, come vediamo, non solo in alcune parti del mondo, ma la pace che ne abbiamo bisogno nel nostro cuore. Il nostro cuore deve vivere nella pace, e vive nella pace quando è sempre in comunione con Dio, quando è in comunione con Gesù, quando è in comunione con l'altro, che è mio fratello, mia sorella, e questo deve essere per tutti. Quindi il cammino che dobbiamo fare, come dice Papa Francesco, è il cammino delle beatitudini. Lo dobbiamo fare nostro, questo Vangelo, e metterlo nel nostro cuore, e con l'aiuto e l'intercessione della Vergine Maria, San Giuseppe, che possiamo compiere bene questo cammino sulla terra che il Signore ci fa fare nella sua misericordia e nel suo amore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio gli ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli, la parola di Dio, accolta nella fede, ci dice che tutto concorre al bene per quelli che lo amano. Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le necessità dell'ora presente. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, sempre più sollecita del vero bene di tutti gli uomini, riponga la sua fiducia non nei mezzi umani, ma unicamente nella grazia, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per il popolo santo di Dio, sia fedele al messaggio evangelico e lo accolga come nutrimento essenziale per la propria vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i ministri del Vangelo, proseguano con coraggio e pazienza nella missione di promuovere l'unità dei cristiani e di testimoniarla nella carità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i fidanzati in preparazione al sacramento del matrimonio, crescano nella fede e nella stima reciproca, aiutandosi a scoprire il disegno di Dio sul loro amore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti a celebrare l'Eucaristia, la chiamata del Signore risuoni nel nostro spirito e ci guidi a vera conversione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La Tua bontà, o Padre, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare che la Tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull'altare e trasformali in sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la Sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli, l'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Colui che
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. E li offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, amen, amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.
Invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Atto di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica il Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti quanti voi.